Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Farming Simulator 22. Allora, mi sono dimenticato di mettere un'icona e naturalmente siamo sempre nella serie dedicata ai fratelli Caponi, che sono in effetti i personaggi del film di Totò, Peppino e la Malafemmina. Caro Twitch, è il titolo. Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Uno ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Quindi stavo dicendo, grazie ancora a tutti ovviamente per essere entrati. E quindi dicevo che ovviamente stavo per mettere un attimo un'icona. Ecco, dicevo che la serie è dedicata ai fratelli Caponi, ovvero dei personaggi del film del mitico Totò, Antonio De Curtis, e quindi così insomma sto portando avanti questa serie, e a quanto pare che va. Willa Itta, carissimo, buon pomeriggio, grazie per essere tornato, bentornato, buona carica caffeina, carissimo. Ok, ci siamo ragazzuoli, e adesso si parte con la nostra avventura. Ok, allora rifacciamo lo shootout. Ita, ecco, Ita, eccolo qua, eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, salve a tutti e ben ritrovati. In questo momento mi trovo in multiplayer e soprattutto crossplay, quindi come sempre ricordo, chi vuole può partecipare al gameplay, gli basterà semplicemente seguire il canale. Approfitto per ringraziare Thomas Mariotti 28 per il follow, e poi ce n'era ancora un altro se non ricordo male. Thomas Mariotto, grazie per il follow, spero di poterti ringraziare di persona in live. Allora ragazzuoli, avevo una missione in sospeso e stavo raccogliendo un po' di dove che stavo? Ah sì, ecco qua, sul campo qua. Allora, arrivato a questo punto, mi vado a scaricare questo, vediamo un po' adesso
Allora, vediamo dove devo andare. Allora, così, ah, giusto. Allora, se non ricordo male, le Jardin des Fermiers. Ok, quindi andiamo al Jardin des Fermiers, che vi ricordo che si trova nella parte alta della mappa, nei pressi del campo 5. Quindi da qua noi dobbiamo andare verso il paese qua. Ovviamente per lavorare su questo megacampo ho dovuto tagliarlo a metà. Comunque, il campo 30 ha un buon, direi che è bello grandicello. Ita, allora, com'è andata ieri con Fern? Hai visto Fernbus, il mitico Fernbus, noto con grande piacere che è sempre più apprezzato, insomma, le persone stanno apprezzando il suo modo di, ops, il suo modo divertente di fare le live. Ottimo, ha raggiunto un ottimo risultato e mi fa piacere. Le Jardin des Fermiers. Questa è la strada meno pendente di tutta la mappa. A differenza dell'altra che dall'altra parte è molto ma molto più pendente. Qua. Mi sono dimenticato di idratare il Gargarozzo. Altrimenti si rischia di fare quel fastidioso rumore che non oso replicare, quello schiocco. Allora, lo Jardin des Fermiers volevo acquistarlo, ma mi sono reso conto che l'unica azienda non acquistabile, le Jardin des Fermiers. Tutto il resto, quindi sia la fabbrica per la lavorazione dell'uva che altro invece sono acquistabili. Quindi questo qui a quanto pare è un consorzio, quindi si può soltanto lavorarci, diciamo così. Poi questi campi mi fanno volo, questi campi qua vicino, sono belli grandicelli e si devono fare quei raccolti belli abbondanti, mi stuzzicano l'appetito. Allora, ovviamente con questo rimorchio qua cercate di arrivare così, perché si solleva e c'è il rischio che si possa andare a schiantare sotto. Ecco, ci è passata giusto giusto. 45%, ok. Questa missione quanti ero? 13.000, quasi 14.000. Ok. Da questa qui ho affittato i mezzi, quindi qua ci andrò a perdere qualcosina. Mentre invece da questa da 13.000 ovviamente ci andrò a guadagnare. Tutto, quindi quando avete due missioni simili potete fare così, insomma, affittate, o meglio fate noleggiare i mezzi da una missione, poi andate sull'altra e prendete di più. Ita, vieni a mangiare con noi.
Anzi, vieni a trebbiare con noi, visto che oggi trebbiamo. Eh sì, trebbiamo. Prima sono andato a salutare Moreno, poi più tardi, come mia buona abitudine, alle 19 vado da Fernbus. Sei in live, altrimenti vado a fare compagnia a qualche altro amico streamer, che sia Drift3131, Kaiman Lore, insomma tutti gli altri amici streamer quando posso. Vado da loro e ovviamente mi vado a divertire insieme a loro. Ok, sto campo 30. Ops, chissà quanto costa sto campo 30. Tanto, vediamo un po'. Sono curioso di capire how much does it cost. Sicuramente non 90.000, ma almeno 110-120.000. Ora andiamo a vedere. Una cosa che spero esca presto sono le lame della Cressoni, quelle che si piegano, perché ci sono quelle lì per il materiale normale, diciamo così, che si piegano, 9 metri mi pare che sono larghe, quindi come si dice là? Distanza di lavoro enorme, quindi ci permette ovviamente di fare i nostri lavori in maniera più rapida ed ovviamente sono anche comode da trasportare, in quanto comunque si piegano su loro stesse, quindi si fa risparmiare un bel po' di spazio. Un'altra cosa importante è quando vedete queste tracce scure, passateci sopra, perché tante volte ci sono piante non prese, quindi vi restano lì a terra. Ovviamente è tutto materiale, diciamo, non prese. Potrebbe tornare utile poi, specialmente con il mais, se volete comprare la fabbrica per produrre i cereali, che ovviamente ci vuole anche un'uvetta, quindi c'è bisogno di diverse produzioni. Poi ci vuole, mi pare, il burro, mais, zucchero, qui sì, ci vogliono diverse produzioni, cosa che per il momento non possiamo permetterci, ma che più in là vedremo gradualmente, inizieremo a farci anche qualche piccolo debito, e dico piccolo cercando ovviamente di riportare poi subito l'azienda in attivo. Per il momento l'azienda è in attivo di circa 94.000 euro, quindi senza debiti. E approfitto come sempre per ringraziare ovviamente tutti quanti voi che
durante le repliche iscrivete al canale, e anche tutti quanti voi che lasciate anche qualche messaggio durante le mie repliche, e vi chiedo scusa ovviamente se non riesco a rispondervi in diretta, e quindi mi scuso due volte, tre volte, ma vi ringrazio altre 20 volte per l'affetto che mi dimostrate, l'affetto, la fiducia, ovviamente anche la stima in primis come persona, e poi diciamo per quel che riguarda poi ciò che si fa, ecco, diciamo così, che per me è la cosa più importante, è la stima dal punto di vista umano. Ovviamente ringrazio anche le ASSO, insomma, che molto spesso insomma le ASSO come Fernbus e tutti quanti voi che mi passate nelle live anche per un semplice saluto, e questo mi fa enormemente piacere, vuol dire che si è instaurato un buon rapporto umano fra noi, e quindi è la cosa che a me, la cosa che per me è la più importante. Applausi, e mo ci mettiamo gli applausi per voi, ovviamente, cari amici. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Tanto mais, ragazzi. Mamma mia. Questo mi basterebbe per fare una produzione. Non so nemmeno quanti litri di mais ho trasportato. Ma questa mi sa che forse sarà la sesta o la settima volta che scarico la trebbia qua. Oppla, oh, ho sbagliato, ecco qua, ah, questo li devo conservare, se riesco a conservarli devo conservare, perché poi devo, beh, intanto devo acquistare le mucche. Ah, io devo acquistare, giusto, io devo ancora acquistare, io qua devo ancora acquistare le mucche, caspiterina, mi sono proprio scordato, altrimenti quando inizio a produrre il latte, caspiterinas, mi sono proprio scordato, vai giù, mi ero scoitato, mi era proprio passato per la menda, sa menda, volatet, oh, Drift ha cambiato il logo, ottimo, dopo a fine live vedremo di fare un salto a salutare il mitico Drift. Applausi per tutti gli amici e le amiche streamers, amici ed amiche, che piano piano anche loro stanno crescendo. Speriamo che ne avanza un bel po' di questa
di questo mais perché mi farebbe comodo. Ora, se il campo 31 pure non è male, cioè un po' più piccolino ma più abbordabile. Però ovviamente la mia strategia per il momento è quella di acquistare i campi nei pressi di quella che, diciamo così, sarebbe la farm di default del gioco, quindi dove c'è la casa. E poi man mano cercare di espandermi. Purtroppo ho dovuto sacrificare un terreno perché dovevo posizionare delle cose e ho sacrificato il 36, 32, insomma, il campo, quello che era un po' più grandicello, però al momento abbiamo messo un po' di produzioni. Il volante dovrebbe restare più o meno a cavallo su una linea qua. Dovremmo essere con la lama che acchiappa tutto, e infatti sì. Ovviamente, siccome il terreno è un po' scosceso e non è perfettamente in piano, ovviamente, ecco, il mezzo tende un pochettino a prendere un'altra direzione. Sto facendo un lavoraccio qua. Mettiamo così, va. No, meglio così. Grazie ovviamente a tutti per l'hosting e per i raid. Anche oggi siete stati intatti. Thank you. Tanto mais, ragazzi, tanto mais. Je suis en train de cueillir beaucoup de mais. Il grano è le bleu. Quindi il frumento è le bleu. Voilà. Farine de bleu. De blé, 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 de blé.
vertebre. Eh sì. Erbacce in crescita. Corsa chiotte. Via. Proprio cosa si mette all'overaio che poi non possiamo ancora permetterci in grosse uscite, grosse spese. Un clacson decente finalmente. Allora, prima eravamo arrivati a fare il 48%. Credo di sì. Del materiale scaricato, sì. Se non mi sbaglio 48. Perché là ci mancano ancora un bel po' di passate di. Trebbia là. Oppala. Coopératif. Le jardin des fermiers. Le jardin. Ora Brunami, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, mettetela con questo litanio, mi dai nervi. Mitico Fanbus, buon pomeriggio a te, grazie per il caffettino. Come stai? Bello giovanotto.
Eccolo lì, il mitico Fenbus. Ha superato la quota degli 800 followers e si sta avvicinando alla modica cifra dei 900 followers. Wayuni! Ma come sempre, Fern, da te mi rilasso e mi diverto sempre. Infatti la sera, quando posso, vengo a divertirmi da te. Ma sempre per via della voce, che ieri sera ti ho sentito un po' affaticato. Aia, riposati un pochettino, se non te la senti. Cioè, fai come ti senti, ecco, se non ti senti al 100%, vedi tu se reputi, diciamo così, il caso di, diciamo, prenderti una sera di riposo, se eventualmente andare avanti e quindi fare altro. Vedi tu, che l'importante è che ti senti. E quando è così, allora Fan, secondo me dovresti veramente stasera, seppure non stream, magari non streamare, però se vuoi fare compagnia a qualche altro streamer, la fai, capito? Almeno così eviti di stressarti inutilmente, diciamo così. Eh sì, è buono, almeno così ti prendi la serata per rilassarti un pochettino, insomma, stai un po', ricarichi un po' le batterie. Osso. Comunque ho notato che sto funicolare senza corrente. Una delle mie battute preferite piace anche a te. È mitica quella scena. La principessa di casa, no. Il marchesino, com'era il marchesino? Il principe, il marchesino. E la contessa, non mi ricordo cosa. Miseria e nobiltà. Che figo. Cosa porti di bello domani pomeriggio? Fenbus. Dici, dici così. Ci anticipiamo un pochettino. Facciamo pure un po' di pubblicità, un po' di pubblicità a ton canale. Oh là là, oh là là. La pubblicità, ta 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 ta, pubblicità. Oppola. Finalmente siamo quasi a buon punto e soprattutto speriamo di raccogliere un bel po' di mais che ci tornerà utile per la produzione di cereali. È una delle produzioni che penso che non adesso, ma sicuramente andrò a sfruttare, diciamo così.
Erebus, quando guidi l'autobus ti ci fa chi sconfisciata, l'invisate con sé far, perché tu sei Fenobus. Eh sì, qui è Fenobus, ovviamente. Il mitico Fenobus. Di Fenobus ce n'è uno solo. Il vero ed originale è quello con l'808, pardon, con lo 0880. Ragazzi, ah, questa è una bella paperella. La zappa sto porta, la zappa sto morta, la zappa storta, Maurizio, Max, Luigi. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Ci fai, oh lady, lady, lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Oh lady, 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 oh lady, lady, lady Chiara, oh lady, 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 oh lady, 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 lady. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Andiamo bene, più o meno sì, stiamo andando abbastanza bene. Ci manca ancora qualche trebbiata. Tre, forse quattro e poi andiamo ad incassare i primi 12.000 euro qua, penso. Ecco qua. Siamo quasi 16.000 e 500 lire mi pare. No, 16.200, ok. Se 16.000 litri, ma un po' strano. E qua mi sa che devo andare anche a svuotare il cassone qua. Sì, mi sa che devo andarla a svuotare, vabbè, nel frattempo però... Ui, DJ, buon pomeriggio! Hola, hola! E se DJ, buon pomeriggio a te!
Bentornato, anzi ben ritornato qua in Lives. Come stai? È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Che su? Un giorno, due giorni? È sempre un grande piacere leggerti. Noi siamo sempre qua, quando vuoi puoi anche venire a farti una partitina se vuoi, quando sono in crossplay. Live Gold, questo è il multiplayer, quello lì di del gioco, eh? Ah, ma tu perché c'hai PlayStation? Sei da console? No, perdonami che sono ignorante. Non ho il Live Gold. Oh. Strano, perché ma non lo so, ma Fanbus, l'amico Fanbus, non so se lo conosci. E io con lui, cioè, non ho avuto problemi, forse. Ma forse funziona tipo come PlayStation, perché PlayStation fa una cosa del genere per giocare in multiplayer. È tipo una specie di abbonamento, una cosa del genere. Ora non mi ricordo come si chiama. Ah, ok. Certo che però così non fanno altro che ridurre la platea di chi gioca a farming da console, cioè li fa così, fa ridurre proprio il numero di copie del gioco su console, che sono certo che sono scelte un po' particolari queste qui. Infatti da PlayStation, diciamo che parte 2 anni con Gran Turismo Sport, poi dopo la utilizzo prettamente per guardare i film in DVD, Blu-ray, oppure seguire le live comodamente dal televisore, insomma. Comunque ci vuole pazienza, il discorso che dicevo prima, di avere molta 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 pazienza. Poi quando arriva il momento giusto, poi magari ne discutiamo in maniera più tranquilla in privato. Diciamo che quando ci sarà l'occasione buona, allora ci proverei a parlare questa. Io fino a che lo leva non mi abbono. Certo che però, cioè, tu invece di incentivare così, poi disincentivi, insomma, cioè, poi non ne capisco di marketing queste cose qua, però cioè c'è il rischio che poi tu incassi solo magari sui giochi, però poi facendo gli abbonamenti rischi così di far perdere un po' di, come dire, di appetito, no? Diciamo così, un po' di appeal, e uno poi dopo abbandona. Ma che lo fa? Sto farming, fra l'altro, richiede anche
delle caratteristiche hardware un po' altine, diciamo, pure come configurazione consigliata. Oh, la minima che te la fa girare, ma dubito che possa girare bene. Con quella consigliata, diciamo che gira già un po' meglio. Peccato, caro SDJ, che effettivamente così saranno pochi a sfruttare, nel caso mio, o in questo caso farming, perché uno se per andare in multiplayer deve farsi l'abbonamento a un servizio che in teoria potrebbe essere anche dato in maniera gratuita. Però vabbè, magari più la puoi sempre valutare di prendere un PC, magari non particolarmente performante, ma qualcosa che ti permetta di fare un po' di tutto, insomma, dal gioco a non grafica ultra, però insomma qualcosina così. Però mi dispiace, ho detto che abbiano attuato questa politica di, tra virgolette, dell'online, insomma, che così. Cioè, sarebbe una grossa perdita. OK, 79%. Molla prossima. Quindi questo scarica il 20% ogni volta, significa che mo devo iniziare a scaricare la trebbia come sta adesso. Devo venirla a scaricare. Vabbè, Shadow, poi ne parliamo in privato, perché sai, sono cose delicate, e quindi è sempre meglio ragionare. Oh, ma state, non ti preoccupare, state, DJ, no? Ah, ok, spero che tu non te la sia presa per il fatto che ti ho consigliato insomma di parlare di questa cosa in una forma più ristretta, perché lo faccio in primis per il tuo bene, anche se sono il signor nessuno, però sai, a volte un consiglio da uno che è un po' più grandicello può tornare utile, ecco. Allora facciamo lo shootout al mitico SDJ Shadow. Allora, io direi questo di andarla a scaricare.
79%. Vediamo con questo. Anzi, quasi quasi finisco di trebbiare sta riga qua. Anzi, sta striscia. Riga e striscia. Moreno 91 trattino basso trattino basso VR ha effettuato un raid. 8 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Quella Moreno, grazie mille per il raid. DJ Sassi 75 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, benvenuti a tutti. Mitico Moreno, grazie di cuore per il raid. E grazie ovviamente a DJ Sassi 75. Benvenuto nel canale, benvenuto nella fattoria dei fratelli Caponi. Ecco, anche Wisebot vi ha dato il benvenuto. Un attimo soltanto, che ora faccio uno shootout. Uno shootottino. Allora, vediamo un poco. Cominciamo dal mitico Moreno. Moreno. Mr. Moreno. Oui, oui. Carica un poco la chat. Carica la chat. Carica la chat. Allora. Eccoci qua. DJ Sassi. DJ Sassi. Ah, mi sono sbagliato. Ecco qua. Allora. Eccola qua. Arriviamo al mitico Moreno. Moreno. Ecco, stavo chiedendo, appena in tempo. Quindi, insomma, sei arrivato giusto giusto. Com'è andata poi sul ranch? Poi, se hai bisogno, eventualmente, ti do qualche piccola dritta, visto che io ranch l'ho abbandonato giusto giusto una settimana per un appuntamento che avevo, cioè appuntamento, avevo portato un altro gioco che avevo vinto ad un giveaway, e quindi ho temporaneamente fatto un cambiamento di programma. Le jardin des fermiers. Au jardin des fermiers, vous trouvez toutes les choses fraîches. La fraîcheur des produits de la terre. Vous allez les trouver seulement chez le jardin des fermiers. Le jardin des fermiers. A questo punto mi converrebbe iniziare già a prendere qualche mucca. La razione mista ovviamente l'acquisto dal Silos Multibile, l'acquisto da lì, e poi man mano inizieremo a produrre tutto ciò che ci serve. 94.000 euro. Ok, quindi un carro, mi pare che è rimorchiotto, mi pare che ce l'ho, se non sbaglio. Sì,
mi occorrerebbe la paglia per la lettiera, però vabbè, la faremo più avanti, anzi quasi quasi. Speriamo di riuscire a recuperare un po' di mais, almeno così possiamo riempire il silos. Ovviamente il sabato e la domenica ci trasferiremo sulla mappa Zappaland. Quindi sia domani che domenica mattina dalle 10 alle 12 ci trasferiremo sulla mitica mappa Zappaland che ci ha creato il mitico amico la Zappa Storta. Un nome e una garanzia. La Zappa Storta. La zappa storta, la zappa storta, Maurizio, Max, lui c'è. Oh yes, oh yes. Esatto. Proprio sulla mappa la zappa storta, tutto attaccato. Dai Tribbia, su, dai che abbiamo quasi finito. Ovviamente la Zappaland sarà in multiplayer, quindi per partecipare vi basterà semplicemente essere follower del canale, vi basterà seguire il canale e ovviamente prima di venire in partita, come sempre vi chiedo la gentilezza di dirmi il vostro nick di gioco, se è differente dal vostro nick qui su Twitch, in modo tale da potervi far entrare in partita. Quest'ultima striscetta me la lasciata così, poi ci facciamo l'ultima passata e forse ci avanzeranno sti, non so, 15.000 litri mi pare, o 14.000, comunque speriamo che ci avanzi qualcosa, almeno così possiamo già cominciare a valutare, fare un po' di valutation. Siamo andati troppo storti, stiamo andando troppo Stuart. Il mais, il mais si utilizza per fare sia il mangime ma anche per creare i cereali. Gran bella trebbia, ma costa tanto. A proposito di costa tanto, ma io mo devo vedere però, non so cosa c'è ora che ci penso. Eh sì, 16 e 4 mi sa di sì.
59, 16 e 100. Vediamo un po'. Costa 10.400. Beh, se riusciamo a fare tutta la fila senza fermarci. Ai! Come non detto. Wow, per questo poco non sono riuscito a farlo. E va bene. Andiamo a scaricare il carrellone qua. E terrò d'occhio appena dirà contratto completato, recupero il materiale. Anzi, quasi quasi vado a scaricare. Eh sì, così mi faccio quell'ultima striscetta. Ok Moreno, grazie per essere passato in Limes, grazie ancora per tutto, ci becchiamo da te, stasera vai live tu Moreno. Vediamo che altro c'è, allora DJ Sass, ok vediamo un po' che altro c'è, in Lurk Mode. Noi siamo sempre presenti. Presente here, come si diceva a scuola quando si faceva l'appello durante l'ora d'inglese, here or not here, perché present è un'altra cosa. Allora nel frattempo riporto la trebbia nell'altro campo dove andiamo a continuare la raccolta. Ah, vabbè, diciamo che una volta ci sono sempre state, diciamo così, tipi un po' più esuberanti. E quindi diciamo che quelli un po' più frizzantini o pop dance, i pop dance ci sono sempre stati, quindi quelli più vispi ci sono. Here not here, presento presso presso. Ah e vabbè, avevo intuito qualcosina, avevo ben letto fra le righe. Diciamo che ultimamente l'educazione data dai genitori viene un po' non trasgredita, a volte viene messa da parte e purtroppo i genitori di queste persone magari vengono, come dire, un po' additate come se non fossero bravi educatori, quando in realtà a volte dipende dalla persona. E quindi per quando un genitore possa sforzarsi per
dare una certa educazione, poi a volte anche l'entourage, sono anche le amicizie, non che le amicizie non siano buone, ma diciamo che a volte in età particolarmente giovane si può rischiare di imboccare qualche strada, metaforicamente diciamo contromano, e che poi può comportare a qualcosa di non proprio il massimo. Comunque ragazzi, mi raccomando, so che molti di voi che mi seguono mi stimano, e allora zio Dab vi dice: siate sempre educati, siate sempre educati, comportatevi bene con tutti quanti, perché zio Dab vi dice una cosa, che il futuro ve lo state costruendo già adesso. Quindi, come dice una famosissima frase di un film, Ritorno al futuro, di Doc Emmett Brown: il vostro futuro non è stato ancora scritto, il vostro futuro non è stato ancora creato, perciò createvelo bene. Quindi cercate di differenziarvi, cercate un po' di essere voi stessi, portate avanti l'educazione dei vostri genitori, che è la cosa più importante, che poi quelli lì che magari nel villaggio o nel giardino di casa propria fanno ridere, e magari fanno anche, come dire, audience, poi fuori dal cancello della propria casetta poi vengono ignorati e vengono emarginati. Quindi ragazzi, siate sempre educati, la cosa più importante. E soprattutto comportatevi bene quando andate a scuola con i professori o con gli amici, quelli là un po' più buoni, invece di, come si dice a Napoli, invece di sfruculiare la mazzarella, invece di dare fastidio, aiutatele queste persone. Ecco qua, siamo arrivati precisi precisi, fammi guardare. Non ho capito. Ah, me l'ho già completata. Caspito. Beh, ottimo. Ah, sta a posto. Aiuni. Intanto sorseggio un po' di acqua alla vostra salute e alla salute di tutti quanti. Dice. Mi dispiace, guarda, veramente, a volte quando sento queste cose qua e le leggo, c'ho tanti amici che lavorano nell'ambito della scuola, e quando sento queste cose, ma soprattutto quando poi nelle notizie sento che gruppo di giovanissimi hanno fatto delle bravate anche grosse, a volte io dico, no? Proprio perché ci propinano sempre solo notizie che vanno a discapito di queste persone, di questi giovani, a volte uno pensa e dice: ma sono tutti uguali, cioè sono tutti scapestrati, cioè nessuno di questi c'ha la testa sul collo. Però se poi vai a vedere, ci sono molti ma molti più giovani che fanno volontariato, che si danno da fare, che sono educatissimi. E allora dico, proprio a questi qua, no? Io non penso che qualcuno di voi mi guardi mai, ma se qualcuno di voi, cari ragazzi, che fa volontariato, che fa tutte queste cose qua, cercate di far sì che voi, che siete il 99,9% della bella e buona gioventù, possiate influenzare questi scapestrati, questo 0,1%, ovviamente nelle vostre possibilità, cioè cercate anche voi magari di coinvolgere queste persone qua, perché ragazzi, a me dispiace dirlo, io conosco tanti bravissimi giovani, ma
Per colpa di questi qua, la vostra reputazione nei confronti di chi è, diciamo, meno giovane, si sta un po' strappando. E qualcuna di queste persone che io conosco, e le ho sentite dire sta cosa, hanno detto: ma tu guarda il mondo in mano a chi lo stiamo dando. Voglio, voi. Io mi rendo conto che questo non è il luogo giusto, ma magari nessuno di voi mi sta seguendo. Ve lo dico in napoletano e poi ve lo dico in italiano. Poi io vado a dare una mossa. A dare voto un mondo. Ragazzi, vi dovete dare una mossa e dovete rivoltare il mondo nel senso buono, cioè dovete far capire con i vostri gesti belli, con i fatti, che non tutti sono come quelli là. Perciò non guardate quei prototipi, quei tipi di personaggi che vi fanno vedere nei film, i WAP. Ragazzi, quelli non è che fanno tanta strada. Impegnate, studiate. Fate cose sempre e solo cose buone, voglio. Sassi, perdonami, ma a volte sento il peso, anche se non è il mio caso, però a volte io sento veramente il peso di questa cosa qua. E comunque, cari ragazzuoli, adesso però pensiamo un pochettino a svagamientos. Ah, a proposito, io non ho ancora fatto vedere, chiamiamola farm, va, diciamo questa specie di farm. Allora, ragazzi, adesso vi faccio vedere un po' come l'ho incastrata questa specie di farm qua. Allora, ora vi faccio vedere quelle poche cose che ho messo qua. Ah, ovviamente il mio personaggio porta il casco. Allora, abbiamo ormai la mitica serra. Al momento ho inserito solo la produzione di fragole, perché poi dalle uova e dal latte, insieme alla farina, al forno che c'è qua, vorrei iniziare a produrre delle torte. Quindi qua abbiamo il forno che al momento l'ho impostato per produrre del pane. Qua vabbè, il classico mulino per grano, dove poi quando ci sarà qualche altra persona poi andremo a caricare il forno. E qua ovviamente abbiamo farina, abbiamo messo il frumento, però quello che io vi consiglio è di utilizzare l'avena, non orzo, frumento o sorgo, perché vi producono di meno. Ecco, avena, ricetta: 15 litri in ingresso, 19 litri in uscita di farina, quindi è quello che conviene di più. Poi vabbè, questa è la classica stalletta, quella lì standard. A proposito, qua poi devo mettere la vasca per il concime. Per il momento ancora vuota, poi ci metterò le mucche. Poi abbiamo il pollaio. Qua ho livellato un pochettino questa cosa e ho messo questo generatore, diciamo così, che è l'antenna del cellulare. Poi i mezzi, vabbè, i mezzi sono quelli che sono per il momento: un aratro, una seminatrice, imballatrice economica con arreggiatore, lo stair, questo non può mancare ovviamente. Abbiamo il nostro bel cassoncino, quello di cui parlavo prima. Raccogli palle, raccogli sassi e poi abbiamo il rullo. Allora, voglio, adesso direi intanto di scaricare la trebbia e
E poi ovviamente ecco qua, ok. Mi raccolgo. T'ho letto adesso, Sassi. Ah, è vero, Sassi. Mi sono scordato. A proposito di Sassi, poi ovviamente, ecco, mi sono scordato di farvi vedere l'altra parte qua, ovvero la trebbia da John Deere. Questa la conoscete, questa sta nel mod hub. Questa qui praticamente vi converte i sassi, il macchinario che produce calce viva, quindi andrete a risparmiare un bel po' di soldini. Poi vabbè, questa è un'altra mod, il litro pulitrice. Ah, però mi ero scordato di farvi vedere il distributore di benzina qua, ragazzi. Ecco qua, un bel distributore di benzina qua, l'officina, il silos che vende un po' di tutto, cose che dovrò iniziare anche a, per il momento inizierò ad acquistare la razione mista per darla alle mucche. Adesso scarichiamo, vediamo un attimo questo intanto se accetta il mais, ma mi pare di no, eh. Vediamo un po', mais no, infatti. Ebbene, questo non accetta il mulino, manco questo pensa. E infatti, beh sì, ok, vabbè, andiamo a scaricare la trebbia, facciamo scarication trebbiation, très bien, come dicono i francesi, très bien, anzi, très bien. Poi c'è un altro campo da lavorare, però non ho capito qual è. Ah, il 42 sta là, sta. Ok. Spieghiamo il mezzo. Allora dovrebbe essere il 41, eccolo qua. Oh, speriamo racimolare un altro po' di, anzi la trebbia quasi quasi la vado a pulire perché mamma non si vede, va bene, non si vede, cioè sta proprio inzozzata in una maniera incredibile. Non si vede proprio niente. Facciamo una sciacquata. Oppala! Mamma mia, che casotto che c'è qua. È vero che non ho ancora finito di trebbiare, ma almeno la cabina qua. Si vede decentemente. Ops. Ok, dai. Imbarchiamoci. Oh, bella. Allora, per creare i cereali mi pare che ci vuole burro, mais, zucchero, uova e farina, se non ricordo male. Quindi a me servirebbe una pianta giù, tour, pianta giù di barbabietole da zucchero. Ovviamente. Che fa questo?
Ah, l'altro campo. Ah, eccola, questo. Ah, girasole. Ottimo qua. Se ci avanza qualcosa. Sempre per un'avventura futura ci troveremo. Che potremo iniziare a produrre un po' di olio di semi di girasole. Le tupone sol. Le tupone sol. Sol. DJ Sassi. Alla console DJ Sassi, alla console DJ Sassi. Uparane. 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 Ogni tanto capitano questi momenti in cui aumenta un pochettino la la vena un po' più da improvvisazione. E questi sono sound alert che ho creato per alcuni amici, alcuni canali amici. Se scrivi punto esclamativo suoni ti esce tutta una serie di lista di sound alert che ho creato, oltre a quelli che vedi nell'applicazione sound alert qua. A proposito, dice, qua abbiamo parlato di tutto ma non abbiamo parlato di una cosa, ecco. Tu sei uno streamer, eh? Io poi mi sono scordato di farti sta domanda, eh? Se sì, cosa porti? Error 404. Andiamo bene, andiamo. Oh lady, lady, lady Chiara, a che in un ranch ridere ci fai? Oh lady, lady, lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Oh lady, 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 oh lady, lady, lady Chiara. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Eh sì. Yes, oh yes.
Beh, effettivamente, visto che in futuro dovrò acquistare questi cambi qua, almeno so quanto posso raccogliere semi di girasole. Mi sarebbe interessato sapere anche quanto avrei raccolto. Per quanto riguarda il mais, però credo abbastanza per mettere in produzione le cause. Sono curioso di vedere quanto mais produce il campo 41. DJ Sassi. Oh yes, un uomo è una garanzia. Chi c'era nel 2006 e cantava chat, fatemelo sapere. Chissà se mi avanza un po' di semi di girasole qua. Speriamo. Come dicono gli amici di Milano, speriamo. Coviros e Morven, un'altra coppia grandiosa di streamers.
marito e moglie. Divertimento assicurato. Quindi abbiamo raccolto 12.000 litri, quasi 13.000 litri, non male. Diciamo che non producono tantissimo, però questi campi qua potrebbero essere e risultare un ottimo investimento, questi 5 campi. Senza nulla a pretendere, ecco, diciamo così, da quello che si può raccogliere e coltivare su questi terreni qua. Apriamo un attimo qua, apriamo, come dice il grande Nick, apro tubo, bomba. November Yankee Kilo numero 3. Allora, questo devo andarlo a scaricare qua nel silos. E prendi il silos. Yeah. The final countdown. Oh via. Bene, bene, bene. Allora, questo dove dobbiamo andarlo a scaricare? Fammi salvare. Ecco qua. Allora, adesso contratti. Le jardin di famiglia. Ok, sempre a soldo vostro. Le jardin des fermiers. Oh là là, oh là là, le jardin, le jardin. Oh yes, oh yes. Andiamo a scaricare chez le jardin des fermiers. Des fermiers, la 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 la. 999, finalmente abbiamo portato a termine questo contrattino. Ecco qua. Se riesco a concludere il contratto e a recuperare i semi di girasole, meglio ancora. Jardin des fermiers. Maintenant, on va chez le jardin des fermiers. On va décharger. Et puis, on va terminer notre direct. So now, we en route to le jardin des fermiers, and then I will. And the live streaming, and I will do a write to a French channel, streamers, French streamers channels. E qua posso andare anche dritto. La hope est home. J'aime beaucoup cette map là. Je l'ai joué du premier instant que j'ai acheté Farming Simulator 22. J'adore cette map là.
Mais naturellement, c'est parce que j'aime beaucoup la France. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Com'è buono, com'è bello. I panini con la Nutella. Ragazzuoli, come dice il mitico Nazario Nesta, un altro bravissimo streamer, lui è anche uno youtuber, oltre ad essere a produrre contenuti per Twitch. Non è un gamer, ma porta dei contenuti molto belli e interessanti. Ed ultimamente ha costruito una casa botte, fatta a forma di botte, nella quale lui andrà a vivere. Insomma, è uno streamer molto stravagante, molto veramente molto molto bravo. Abbiamo anche guadagnato 1.000 euro dal contratto. Adesso andiamo a scaricare trattore, no, il nostro, il trattore, che questo naturalmente l'ho preso, anzi l'ho fatto prendere a noleggio dal proprietario del campo, mi pare il 30, sull'ultimo campo su cui ho lavorato. Insomma, ho usufruito della sua trebbia e così nel contratto dove pagavano di più sono riuscito a recuperare qualcosina. E vabbè, avrò perso non so quanto, però diciamo che abbiamo risparmiato anche noi gasolio e quindi abbiamo ammortizzato le spese. Mamma mia, com'è veloce sta 2 cavalli? Ci avrà meno 200 cavalli. Wii DJ Sassi, grazie per essere passato in live. Grazie ovviamente per Grazie per il follow e torna quando vuoi, sei e sarai sempre benvenuto. Buona continuazione di serata, buona cena e io domani sia mattina che pomeriggio sarò in live e ovviamente se anche tu giochi a Farming 22 naturalmente. Se ti fa piacere puoi partecipare al multiplayer di domenica mattina nel format Caffè in Farm, sarò nella mitica mappa Zappaland. Se ti fa piacere puoi venire a darmi una mano, insomma, oppure a passare a fare 2 chiacchiere. Io domani ovviamente, sia domani mattina che domani pomeriggio ovviamente, sarò impegnato con Farming e quindi cambierò mappa ovviamente. Grazie ancora, ovviamente, per aver preferito di dare la tua preferenza a questo canale. E Nightbot, mi sa che ti devo togliere un po' questa cosa dell'icona qua. Ciao DJ Sassi, buona continuazione.
approfitto, anzi se resti un attimino adesso faccio pure il raid ad un canale amico, così magari ovviamente se vi va gli lasciate anche un follow all'amico Drift3131, che anche lui se non erro sta portando farming. Esatto. Allora ragazzi, approfitto per ringraziarvi ancora una volta tutti quanti. Vi aspetto domattina per giocare multiplayer qui su Farming 22. Domani mattina sarò in modalità PC, e poi ovviamente domani pomeriggio e domenica mattina in crossplay. E allora, grazie mille a tutti, grazie a Ferbus per i beat, ringrazio Moreno per il raid, ringrazio DJ Sassi per il follow. Vi aspetto. Che ha fatto? Quindi vi aspetto domani mattina. Grazie mille a tutti ancora. Thank you so much everyone. Merci beaucoup e stato buono a tutti.